La provincia di Pesaro Urbino, 15 comuni, 2 unioni montane e 8 istituti scolastici hanno sottoscritto il protocollo d'intesa finalizzato a conoscere e promuovere l'utilizzo di Job Talent, il portale con il quale Confartigianato Imprese Ancona e Pesaro Urbino favorisce l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per l'occasione il Salone Metaurense della Prefettura di Pesaro ha ospitato anche gli amministratori e i dirigenti scolastici che hanno aderito al progetto, impegnandosi a promuoverlo tra i giovani e sui rispettivi territori. Noi abbiamo già, tra virgolette, inaugurato questo metodo di lavoro nella provincia di Ancona e abbiamo visto dei risultati veramente molto importanti. Quindi siamo qui proprio per portare questa esperienza e cercare di essere utili a quello che è il tessuto produttivo di un paese, ma anche di questo territorio, ma anche di mettere a disposizione dei giovani e dei lavoratori di questo territorio le conoscenze per poter poi restare appunto a lavorare in questa zona, perché c'è bisogno di occupazione. C'è modo di occupare molte altre persone e la cosa più importante però è far incontrare la domanda e l'offerta. Le imprese hanno difficoltà a reperire personale in Italia intorno al 46%, e nelle Marche questa percentuale è al 50% e abbiamo stimato che da febbraio ad aprile nelle Marche ci sarà un bisogno di occupazionale di circa 30.000 persone. E con questa difficoltà nel reperire una su due non si troverà e quindi da qui nasce il nostro progetto. Nello specifico, Job Talent consente alle aziende di presentare le offerte di lavoro e ai lavoratori la propria candidatura, ma anche una funzione informativa in merito alle agevolazioni e agli strumenti di accesso al mercato del lavoro. Inoltre, il portale aiuta i ragazzi a orientarsi nella scelta del percorso di studio, evidenziando quali sono i profili più richiesti. Le imprese compilano forma di contatto nel portale e vengono quindi contattate dai nostri referenti territoriali, che provvedono a raccogliere tutte le informazioni necessarie per redigere l'annuncio nel modo più opportuno possibile in relazione al profilo professionale richiesto. Contestualmente alla pubblicazione dell'annuncio provvediamo ad una ricerca nella banca dati lavoratori per verificare se ci sono già candidati idonei. Segnaliamo alle aziende soltanto i curricula che effettivamente rispondono ai requisiti richiesti. Quindi facciamo una sorta di scrematura sulla carta. Per quanto riguarda i lavoratori, si possono registrare nel portale e inserirsi nella banca dati lavoratori da cui noi appunto attingiamo, oppure si possono candidare per un annuncio specifico di loro interesse.